Ciao! E bentornato sul canale. Oh, finalmente è tornata Scarlett. In realtà sono tornati tutti dalle ferie. E niente, siamo qua. Siamo qua. Mentre eravamo giù in Sardegna, perché siamo andati in Sardegna, siamo andati. Scarlett ha scoperto che lì c'era un Teddy. Teddy. C'era un Teddy perché lei è appassionata di Teddy, perché va lì, compra tutte quelle cavolatine, matite, sticker, cosa che compri, gomme. Tutte quelle cose, insomma, sacchettate di quelle cavolatine lì. E già che ci sono, io sono andato e ho visto un po' di Hot Wheels, un po' di Hot Wheels. E di la verità, ci siamo andati un paio di volte nel giro di una settimana. La prima volta siamo andati e non ho trovato niente di nuovo perché c'era un vecchio case, c'era il case K, che le abbiamo già La tutte. seconda, La seconda volta invece c'erano quelle del svaniggiate. case L case L. Perché Perché mi ha dato la persona che lavora lì, è stato molto gentile, ha visto che ravattavo, che compravo, che prendevo un sacco di macchinine, e mi ha detto: vuoi mica una scatola? Ce n'ho una nuova da aprire. Me l'ha portata, però era una scatola del case K, e quindi quelli ce l'avevo già, e purtroppo case L non ne aveva più. E quindi ho detto: vabbè, visto che qua c'era la K, ci mi hanno messo la L, perché le macchinine sono il case L, poi effettivamente. Cosa vuoi fare? Vuoi vederle? è Non ho chiaro. preso tutto, ho preso solo quelle che logicamente mi piacciono, lo sapete. Le fantasy le lascio lì e ne ho lasciate qualcun'altra anche lì, forse potevo prendere qualcos'altro, ma le ho lasciate lì. Niente, vediamo cosa c'è. Ci sono tanti bei modelli. Adesso, semmai Scarlett, sai cosa facciamo? Allora, visto che compriamo tante cavolate, Scarlett si è comprata anche questi affari qua. Uno e due. Quindi lei dirà se gli piacerà una macchinina. Oh, dirà o oh sì o no, se gli piacciono sì o no. Facciamo questa prova, dai. Iniziamo con la prima. Dove la mettiamo? Lasciamo lì la scatola. Vediamo un po'. La prima, eccola qua. Io la presento, poi tu dici se ti piace o no. Questa è la Toyota Tacoma 198-250 con questa nuova grafica Hot Wheels Ma Dirt. è da cosa? Da fuoristrada, vedi, Ah. infatti c'ha le gomme da fuori, le ruote sporche di fango. Ti piace questa qua? Oh, gli piace. Ebbene, poi l'altra, questa è nuova nuova, la Formula. Oh, questo neanche il tempo di presentarla, la Formula E Gen 3. Questa Hot Wheels Race Day, praticamente sono le formule quelle elettriche, eh? Questa 193 di 250, questa è nuova, di solito le formule, diciamo, ultimamente non le Formula facevo. 1. Però visto che ne ho tante, poi devo farvi vedervi anche una chicca. Adesso siamo un po' fermi nel registrare Car of the Day, a dire la verità, perché l'ho registrato prima di partire. Poi siamo stati via, ho coperto tutto il periodo in cui siamo stati via, adesso devo riprendere. Spero di riuscire a coprire tutte le giornate. E c'ho delle chicche anche delle serie Formula, molto belle. Questa quindi ti piace. Poi, questa Ford Maverick Custom, questa qua è già uscita in diverse colorazioni. Adesso è uscita in questo bel blu elettrico. Ti piace o no? Non gli piace a Scarlett. E vabbè, dai, l'ho dovuta prendere perché ci vuole Non mi altre. piace il blu. Non ti piace il blu? Cioè, Ma c'è un com'è? blu bello elettrico, un blu metallizzato, glitterato come dici te. Va bene, dai, va bene. Questa force ce l'abbiamo già, magari ce l'ho anche 3-4 volte. Poi non mi ricordo se ce l'avevo in questo colore qua. E così, sapete, nel dubbio l'ho presa. Questa è la Jesko, ti piace o no? Oh yeah, baby. Ok, gli piace, meno male. Poi, questa Mustang Funny Car. L'ho presa, sai perché, Scarlett? Perché ne ho tutte le altre, ho detto, ma sì, prendiamo, tanto. Diciamo, per adesso il Teddy mantiene ancora il prezzo di 1,50 euro. A 2,50 euro non l'avrei presa. L'ho presa e ho detto, vabbè, buttiamola nel mucchio. Cosa ti piace o È carina. no? Oh yes, ok. Benissimo. Questa qua. Sapete perché l'ho presa questa? È la 200 e 2,50. Sai perché l'ho presa, Scarlett? Questa è un fast foodie. Questa l'ho presa perché è una Tresorant, vedi il marchietto lì? È una Tresorant, so che a Scarlett poi piacciono queste qua. L'ho presa Bellissimo. solo perché è una Tresorant, eh? Quindi qua abbiamo preso due Tresorant oggi, due, mi raccomando. Quindi guardate fino in fondo il video perché ce ne sarà un'altra. Poi abbiamo preso, vediamo un po', questa, la Ducati Bella. Desert X, della Hot Dirt.
Ti piace? Gli piace. Bellissima la Ducati. Poi vediamo un po' questa, la Flipping Fast. Qua sopra è verde e sotto è gialla. L'ho presa perché l'altra volta ne ho presa una, l'abbiamo vista in Car of the Day. Ho detto prendiamo 1,50 €. Questa qua si gira, la tieni qua, la tieni qua e si gira. Eh sì, sì, esatto. Yes, gli piace Scarlett. Poi vediamo un po' questo, guarda un po'. Ta-ta! Sembrano i camioncini quelli, no? È il pullman inglese questo, double deck, trouble deck lo chiamano. Questo qua l'abbiamo già, questa è la terza colorazione, eh? È la terza colorazione, l'abbiamo vista, ce l'abbiamo tutte e tre adesso. Ti piace o no? Yes, bene, 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 bene. Yeah. E allora, vediamo un po' questa luce frontale, va? Perché, un po', abbassiamola allora. Perché poi da riflesso, guarda questa, è una Pagani Utopia, eccola qua, questa è nuova nuova, ti piace? Oh, yeah. Ah, ve lo credo, questa è la 205 di 250, ricordiamo questo Keisel, poi ce ne sono tante belle in arrivo prossimamente, prendi un'altra, wow questa, questa è la BMW M3 del 92, peccato che non ha nessun fanale colorato, E qua dovremmo metterci noi a colorarle. Ti piace? No. Non gli piace, Scarlett. Pensai che tutti diventano matti a cercare questo modello qua. Il colore. Quando l'ho vista, ho detto, ok. Quella. Questa. Wow, questa. Nuovo color. Volkswagen ID Buzz. Questo qua, Hot Wheels Vans. Questo che è elettrico, Questa è la seconda versione, 202-250, era già uscita in giallo, e adesso in questo arancione, arancione qua. Quindi ti piace o no? Un mezzo. Sì o no? Un mezzo. Un mezzo, snow. Vai avanti? Sni. Sni. Questa è la Chevy Silverado. È un po' tipo l'altra come colore, mi sa che questa non ti piace, ecco, Ten Now 207 di 250. Vabbè, prossima. Ecco questa nuova, la Pontiac Firebird TA. Questa è uscita anche in Super Tresorante, noi non l'abbiamo trovata, ho ravattato lì per delle ore, quelli mi prendevano per matti, dicevo ma cosa fa, gira, rigira, sì, ho ravattato, ho trovato questa per la versione normale, speriamo di trovare la Super Tresorante. No. E niente, dai, oltretutto mentre eravamo lì abbiamo conosciuto anche un nuovo amico che è appassionato, guarda questa, Audi Avant RS2, che bella che è questa colorazione, queste ne abbiamo diverse, è uscita anche in questa colorazione verdone, questa abbiamo anche la Super Tresorante, noi ne abbiamo due addirittura, ti piace? Niente, factory fresh, questa 133 250, la RS2 è stata la prima Audi post sportiva oltre alla 4, hanno fatto la prima station in collaborazione con Porsche, lo sapete, l'abbiamo già vista in diverse occasioni, poi questa è una nuova colorazione, bella, andiamo avanti, Scarlett, Netflix, questa è Netflix Let's Race, Road Squad, questa è Limited Grip, questa è un'altra colorazione, l'abbiamo presa perché appunto ci abbiamo già le altre, quindi andiamo avanti con le colorazioni, ti piacciono? In mezzo. Yes, sni. Vai Scarlett. La nuova Recolor. Questa qua finiamo una scatoletta riempiendo queste. Questa è la Jaguar F-Type Project 7. Ti piace? Yes, questa colorazione violaceo, ci mancano i fanali dietro. Benissimo, poi vai avanti. Questa, eccola qua, Lotus Type 49, l'auto da corsa, mitica questa, del 67, Hot Wheels Race Day, ti piace? Yeah, baby!
Oh, bene, questa qua c'è anche l'omino, vedi? Dentro col casco dell'epoca, bellissima, Bello. eh? Bella, bella. È nuova questa anche, eh? Poi. Ah, questa è una Recolor, la Dodge Charger RT con questa grafica qua. Ti piace questa qua? Eh sì, questa grafica qua. Infatti questa è da Art Cards. Dodge, no, La cos'è? Dodge. Questa qua è quella che avevano i cugini Yuke, la Dodge Charger, però fatta in questa colorazione qua. Bene, dai, andiamo avanti. Cosa quella? Sì. Questa, guarda un po', questa è il Dedra 2 con le tavole da surf, vedi? Ti Bello. piace? Sembra un po' alieno. È un po' alieno, eh sì. È Però. un modello che avevano fatto anni fa, un prototipo. E non ti piace, Turn and Now. Questo qua era un prototipo che avevano fatto apposta, per la Hot Sembra Wheels, per la Mattel. alieno. Vai avanti, ci siamo quasi, Aia. eh? Ehi, attenta, quasi finito. Questa è la Mazda RX-7 First Response e questa è della polizia in nero, era già uscita in altre colorazioni, adesso in nero. Eccola qua. E poi vediamo un po'. Ah, scusami, questa ti piace? Yes, ti piace. Poi l'ultima, un'altra tresurante. Eccola qua. Questa è la Bonnie Shaker. Vedete che c'è il marchietto sotto Tresurant. Eccola qua. Trax Champs. Ah, bene, dai, alla fine allora ti sono piaciute tante, tante te ne sono piaciute, eh? E dicevamo, queste qua le abbiamo prese appunto al TED in Sardegna. Lì abbiamo conosciuto un nuovo amico che è anche lui collezionista e che lo saluto. E, se non sbaglio, Ancoretta mi ha detto, Ancoretta si fa chiamare, no? E, beh, e infatti era lì che frugava, vedevo che divideva le cose, però poi io sono passato lì, quel giorno lì non ho preso niente. Poi sono passato qualche giorno dopo, ho visto il nuovo case, ho detto wow, ho preso quelle che mi interessavano e le altre le ho messe un po' da parte. Poi io ho scritto su YouTube, ho detto guarda che sono arrivati i nuovi case. Faccio un salto, poi non so se l'ha visto o meno perché non avevo la sua mail, il suo contatto, quindi l'unico contatto che avevo è tramite YouTube. Non so se l'hai visto, se vedo, so che vedi i miei video, se l'hai visto il mio messaggio avrai trovato anche te il nuovo Case L. Il nuovo Case L. È stata una fortuna perché solitamente quando vado in Sardegna trovo poco e niente. Ho comprato giusto dei modelli, l'ho presi giusto per comprarli. E poi invece siamo Una andati scatola. Scarlett, appassionata di te, dice andiamo, andiamo, siamo andati e effettivamente ho trovato queste novità. Sono contento perché da noi non ci sono ancora, quindi devo fare, sapete, per andare da Teddy dalle mie parti devo fare 160 km, 80 andate, 80 ritorno. Quindi eravamo già lì, ci siamo passati 2 volte addirittura, anzi, quasi quasi ci passavamo quasi tutti i giorni, e che Scarlett ogni volta lì mi spenna poi. E abbiamo trovato il Case L. Voi cosa vedete? L'avete già trovate? Vi piacciono questi modelli? Sono dei modelli interessanti, molto interessanti. Altre sono dei Recolor, ma vanno bene perché vanno avanti, anche se sono solo mainline, andiamo avanti con la nostra collezione. Niente, dai, per oggi è tutto. Un saluto dalla Sardegna quando abbiamo fatto l'acquisto, e adesso siamo tornati a casa, però, niente, ci vediamo al prossimo nuovo video. Ciao Scarlett, grazie per il Ciao. video. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao ciao.